proposte pratiche per l'apprendimento delle abilità ginnico-espressive. Slanci degli arti inferiori e piegamenti. Superare l'elastico per due volte eseguendo uno slancio alternato avanti degli arti inferiori, iniziando dall'arto più vicino all'elastico. Al termine della seconda ripetizione, cambio di fronte e piegando le gambe in posizione di massima accosciata, passaggio sotto l'elastico. Da ritti, superare l'elastico per due volte eseguendo uno slancio alternato dietro degli arti inferiori, iniziando dall'arto più vicino all'elastico e mantenendo il busto il più eretto possibile. Passi e slanci. Eseguire un passo composto e superare l'elastico con salti a forbice, gambe tese, cambiando arto di stacco ogni volta. Arto di stacco opposto alla direzione di valicamento. Andature in quadrupedia con spostamenti avanti. Piegando gli arti inferiori, appoggiare al suolo quelli superiori all'interno del quadrato successivo e con azione di spinta degli arti inferiori, superare l'elastico e richiamarli a raccolta vicino alla zona di appoggio delle mani. Si procede fino all'ultimo quadrato disponibile. Andatura in quadrupedia con spostamenti avanti e laterali. Piegando gli arti inferiori, appoggiare al suolo quelli superiori all'interno del quadrato successivo e con azione di spinta degli arti inferiori, superare l'elastico e richiamarli a raccolta vicino alla zona di appoggio delle mani. Senza cambiare la fronte, eseguire lo stesso esercizio lateralmente, entrando nel quadrato posto a fianco e procedere fino all'ultimo quadrato disponibile, alternando l'ingresso nel quadrato avanti e in quello laterale. Traslocazioni in quadrupedia avanti e indietro. Traslocazioni indietro entrando di volta in volta nei quadrati fino al termine del percorso. Giunti nell'ultimo quadrato, entrare sempre in quadrupedia supina in quello a lato e traslocazione avanti entrando di volta in volta nei quadrati fino al termine del percorso. Rotolamento intorno all'asse longitudinale. Eseguire due rotolamenti completi intorno all'asse longitudinale spostandosi a sinistra per terminare nel lato opposto a quello di partenza. Spostarsi in avanti in quadrupedia per poi riassumere la posizione prona all'altezza del quadrato successivo. Eseguire due rotolamenti completi intorno all'asse longitudinale, spostandosi a destra per terminare nel lato opposto a quello di partenza. Rotolamento intorno all'asse trasversale. Superare in quadrupedia a gambe tese con appoggio alternato i primi due elastici per assumere poi la posizione a raccolta. Piedi uniti nel secondo quadrato, mani al suolo, fuori dello stesso. Eseguire una capovolta avanti a raccolta per tornare ritti. Cambio di fronte, spostamento laterale per posizionarsi di fronte al quadrato successivo e proseguire nello stesso modo fino al termine del percorso. Rotolamento della palla. Con la palla a due mani, eseguire un saltello pari unito per entrare nel primo quadrato. Successivamente, rotolare la palla in direzione del montante opposto e di corsa, utilizzando la corsia di quadrati parallela, raggiungere la palla prima che essa rotoli al di fuori della GS. Raccogliere la palla a due mani e uscire dal quadrato con un saltello pari unito. Lancio della palla a due mani avanti alto. Con un salto forbice flessa avanti, entrare nel secondo quadrato per riprendere la palla a due mani. Flettere il busto avanti per appoggiare la palla a terra e farla rotolare in fuori. Superare l'elastico e raggiungere la palla nel quadrato adiacente.